Tutti i dentisti contro il turismo dentale. È rischioso o no? Scopri perché alcuni dentisti italiani odiano il turismo dentale e sconsigliano a tutti i pazienti di andarsi a curare in un'altra nazione. E perché, in realtà? Forse potrebbe essere una scelta vantaggiosa per te. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palma. Se negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema Bocca Bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero, iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Il dentista costa caro. Il dentista mi ha chiesto una valanga di soldi, 40.000 euro, 50.000 euro. In realtà sì, è vero, i dentisti hanno dei prezzi un po' alti o forse sono troppo bassi. Non voglio esprimermi al riguardo perché si sbaglia quando si dice il dentista, il medico, costa poco oppure costa molto. Il punto è chi dovrebbe pagare il medico. Quando noi affrontiamo degli argomenti come quello dei costi della sanità, si cade nel tranello di andare oltre, ovvero quanto è giusto pagare il medico. Ma nessuno si fa la domanda prima se è giusto pagare il medico. È il malato che dovrebbe pagare il dottore? Oppure dovrebbe essere lo Stato a pagare i medici per tenere la salute dei propri cittadini a livelli elevati? Quando eri piccolo sono sicuro che ogni mese veniva il dentista a scuola per fare le visite di routine. O forse no, non hai mai visto il dentista passare a scuola per fare la prevenzione. Ecco, questo è l'origine di tutti i costi del dentista. Essendo una figura a pagamento, il dentista, ci sono anche alcuni trattamenti che vengono coperti, a dire il vero, dal sistema sanitario pubblico. Questo ha creato un alone attorno alla classe dei dentisti di figura molto costosa, specialista molto costoso. Il dentista nasce in età tardiva a livello medico. Era prima il classico medico di famiglia che aveva iniziato a estrarre anche i denti, dando poi questa nuova figura nel panorama medico del dentista. Successivamente poi hanno creato proprio dei corsi di laurea specifici e ha anche cambiato nome, non si chiama più dentista ma odontoiatra. Il punto è che questa figura arriva dopo, in età tardiva. Mentre un tempo era gratis il medico di base, se dovevi poi rimettere il dente, quello era un qualcosa in più a pagamento. Diciamo che questo poi si è mantenuto. È successo anche in Europa, non solo nel tuo paese, in tutta Europa è così. Ci sono alcune nazioni dove invece il medico è più o meno costoso e questo dipende in realtà dal costo della vita in quella nazione. Vedi, siamo in una competizione economica tra nazioni, nazioni dove le tasse sono basse e altre nazioni dove le tasse sono alte. In realtà, attaccato al fatto che in una nazione il dentista costi meno, non ci puoi associare la diffidenza, costa poco, quindi è scarso quel dentista. Semplicemente quel dentista lì costa meno, come molti altri servizi. Poi per chi ci vive là, quel dentista costa molto. Ti racconto un aneddoto molto illuminante. Come ben sai, vivo tra Moldavia e Romania. Sai che molti rumeni fanno turismo dentale, no? Quindi molti dentisti rumeni attraggono pazienti da tutta Europa. Sai che molti pazienti prima andavano anche in Croazia a fare i denti, prima che la Croazia entrasse nell'euro. Ebbene, oggi i croati vanno a fare i denti in Romania o in Moldavia. Abbiamo tantissimi pazienti che vengono da altre nazioni come la Croazia, per esempio, perché la Moldavia è addirittura coi costi della metà rispetto ai dentisti in Croazia. Ci sono addirittura
rumeni che vanno a fare alcune terapie mediche in altre nazioni, come per esempio la Turchia, i capelli. Ci sono americani che vanno, per esempio, in Centro America a fare i denti. Gli australiani viaggiano verso la Thailandia per fare i denti. Il fenomeno del turismo medico è un fenomeno globale ed è un fenomeno che, mi dissero anni fa, vada bene, non morirà mai. Quando una nazione diventa cara, il turismo medico si sposta verso le nazioni ancora più accessibili. Ci sono dei pregiudizi e dei miti da sfatare sul turismo dentale. Il turismo dentale, prima di tutto, non esiste. Cosa si intende per turismo dentale? Avere il medico oltre 100 km? Oppure dopo i 500 km si può dire che si sta facendo turismo dentale? Cioè, voglio dire, se tu vivi a Roma e il tuo dentista è a Parigi, quello è turismo dentale? Se vivi a Roma e il tuo ortopedico si trova a Milano, stai facendo turismo medico? E se un paziente da Londra si va a curare dall'oculista a Torino, quel medico di Torino sta facendo turismo medico? La verità è che qualsiasi paziente ha il diritto di scegliere dove curarsi, ha il diritto di scegliere il miglior specialista, che lui ritiene essere il miglior specialista per il proprio caso. E quindi io ritengo che il turismo dentale sia solamente un modo di etichettare un fenomeno per andare a bloccare e contenere quel fenomeno. La qualità e la sicurezza dei trattamenti all'estero. Parliamo di qualità e sicurezza dei trattamenti all'estero. La qualità è data dalla passione che un medico ci mette. Come ben sai, non è che un medico francese ha più passione di un medico italiano o viceversa. La qualità è data dalle scelte corrette che il medico fa e non è influenzato dalla nazionalità del medico. La scelta dei trattamenti che vengono fatti dipendono dalla scelta e dalla coscienza di un medico e la sicurezza viene data dai protocolli che vengono utilizzati presso quelle cliniche dentali, ma anche dai materiali che vengono scelti. Non è sufficiente avere dei materiali di qualità, bisogna anche avere la coscienza di usarli nella maniera corretta. Anche nella tua nazione posso assicurarti, ogni giorno sicuramente qualche medico sta commettendo degli errori di valutazione oppure sta usando male i materiali. C'è un paradosso. Dicono sempre che all'estero i pazienti vengono curati male. Alle mie cliniche dove io lavoro e vivo all'estero, in Moldavia e Romania, ricevo ogni giorno radiografie di pazienti europei dove sono stati fatti grossi errori medici. Spesso sento i miei medici che dicono: caspita, come hanno curato male questo paziente. Come vedi, la qualità delle cure non è legata alla nazione dove queste vengono eseguite. Se vai su YouTube puoi leggere tante esperienze positive di pazienti che abbiamo curato in questi anni. La qualità è un modo di vedere il mondo. Erogare cure di qualità significa scegliere la strada dell'eccellenza. Il verbo più potente che esiste al mondo è il verbo decidere, neanche scegliere. Scegliere è un verbo molto importante, perché una volta che hai scelto di prendere la strada dell'eccellenza, hai davanti un altro step molto importante, che è appunto la decisione, decidere. Decidere deriva dal verbo recidere, ovvero eliminare la possibilità anche remota che tu possa prendere delle decisioni sbagliate contro il benessere del paziente. Quando io decisi di andare all'estero e imboccare la strada dell'eccellenza, capì l'importanza di non ammettere all'interno dei miei policlinici la possibilità di prendere delle scelte sbagliate che avrebbero potuto poi compromettere la reputazione che avrei creato in quegli anni di duro lavoro verso l'eccellenza. Detto tutto ciò, esistono dei vantaggi nel fare turismo dentale? Quali sono i veri vantaggi? Lo stai per scoprire tra qualche minuto, dunque resta qui con me. Se vuoi ritrovare la gioia di vivere senza vergogna e goderti i tuoi cibi preferiti senza avvertire dolore, clicca il link che trovi in descrizione e scopri come puoi ottenere un nuovo, fantastico e iperrealistico sorriso grazie al sistema Bocca Bionica. A presto! Il vantaggio del turismo dentale è che quando molti pazienti decidono di curarsi in alcune città, in alcune cliniche che hanno le migliori recensioni in Europa,
Fondamentalmente si stanno concentrando migliaia e migliaia di pazienti complessi in un unico punto e in quel punto l'equipe medica sta sviluppando un'expertise impareggiabile. Ti faccio un esempio. Ogni mese noi riabilitiamo pazienti per circa 2000 impianti dentali. Le ultime statistiche dicono che un medico nella tua nazione esegue una media di 8 impianti dentali al mese. 8 impianti dentali contro 2000 impianti dentali. Questa è l'expertise che si va a accumulare in certe cliniche. Lo stesso vale per gli ospedali, lo stesso vale per equip chirurgiche di altri settori. Il turismo medico, a causa di un vantaggio economico, sta creando un fenomeno nel mondo dove i malati stanno andando a scegliere alcune strutture e queste alcune strutture nel mondo stanno sviluppando un vantaggio competitivo enorme. Il vantaggio quindi è che il turismo dentale ha creato dei veri e propri poli di eccellenza nel mondo per diverse categorie mediche. Posso dire che i nostri poli clinici fanno parte della elite, possiamo dire, di queste cliniche dentali all'estero che hanno sviluppato un'esperienza tale da renderle dei fiori all'occhiello nell'est Europa per le cure dentali. Se vuoi saperne di più, clicca sul link nella descrizione e ti invito ai prossimi video. Un saluto da Dottor Palmas.